È finita la nostra vita dopo il Brescia. Dopo il Brescia noi siamo caduti per terra e non ci siamo più risvegliati, siamo ancora rincoglioniti, non riusciamo a fare neanche un'azione bene. Prendiamo il primo gol in 2 minuti. Questa squadra è da mandare a Vaffangulandia. Questo cazzo di modulo ci ha rotto il cazzo. Ma non abbiamo ancora Conte che fa quel modulo di merda. Poi arriva Skriniar con quel ruolo di merda. Lo metti come difensore destro, quando tutti sappiamo che la cosa migliore è fare difensore ma sinistro. Vabbè ragazzi, boh, sta canzone è stupida, ma di circa 2 minuti, nel minuto, non scherziamo. Allora, primo tempo non mi incazzo perché ormai è inutile incazzarsi, è inutile, tanto anche se ti incazzi il risultato è sempre quello. Quindi non prendo esempio né di Luca Mastrangelo e neanche di Mario Inter, che ormai abbiamo capito che incazzarsi non serve un cazzo, perché incazzarsi serve soltanto a peggiorare la nostra vita. Noi già soffriamo tantissimo per questa squadra, soffriamo tantissimo. Ma quando hai un allenatore di 12 milioni di euro, 11 milioni all'anno, al mese, non so quanto cazzo piglia sto cazzo di Conte, che piglia tanti soldi e non riesci a gestire una squadra che già fa cacare, perché ancora titolare, io non so ancora come cazzo fa il Conte a tenere titolare Ghigliardini. Non lo spieghi, t'ha pagato, perché ti ha detto che ti farà tantissimi gol, perché io non lo sto ancora vedendo fare gol. Ah, uno, scusa, ne ha fatti uno, 2-3 si è magnato. Dai, con te, che devi titolare. Capisco che vuoi tenere i pupilli in panchina a riposare per le partite più importanti, ma le più importanti sono Napoli-Atalanta, perché sono quelle, c'è tempo, tu non è che devi fare stare in panchina per tutto l'anno, tutto il mese. Boh, vabbè. Cosa devo dire? Primo tempo, ti giuro, quando ho visto il primo tempo ho detto boh, stacco, gioco a FIFA, che forse faccio meglio, poi incendo dopo la fine partita. No, invece no, l'ho vista, in live, su Twitch, in live, mi sono incazzato per 45 minuti, in live, su Twitch, in live, adesso non vi faccio di nuovo la storia perché è inutile, in live, mi sono incazzato per 45 minuti, poi... Secondo tempo, ho visto l'Inter che si è ripresa, Conte che ha gridato, non penso, perché ha soltanto bisticciato con Djukic, quel cazzo di allenatore del Verona, che, ripeto, ha più palle lui che Conte. Djukic, se viene all'Inter, l'Inter la farebbe rinascere. Sì, come Conte. Tutti dicono, ma Conte ha fatto positivo, ha fatto meglio di Spalletti, meglio di qui, meglio di là. Ok, ma Conte poi è caduto giù. Gli altri hanno fatto così, ma sono arrivati alla fine. Conte è su. Non voglio dire che Conte è peggio di Spalletti, è peggio di qui, perché non è vero. Conte è un grande allenatore. Con l'Inter ha fatto un po' rinascere, ma sto modulo lo vogliamo cambiare. Conte, capisci che se i giocatori, anche se gli stai dicendo ogni partita, ficcatevi sta formazione perché vi romperò il cazzo per tutta la vita. Tanto loro da qui non gli entra. De Vrij, centrale, ha fatto il centrale, ma non ha fatto un cazzo. Centrale, Sembrava che fosse andato giù in portiere. Io De Vrij oggi non l'ho visto. Allora, ragazzi, se voi mi dite che l'avete visto, mandatemi delle clip. Perché io non l'ho proprio visto. Non ho proprio visto io De Vrij. Skriniar, che ci possiamo dire?
dopo 3 giorni di squalifica, che si è fatto i cazzi suoi, entra e mo dice, non ho giocato per 3 giornate, sono peggiorato. Ma te la fa un culo pure te. Già da 9.000 mi sta sul cazzo, cioè sono un nome chiaro di merda. Milan, ma va un culo. Mo mi esce, mi dirà, sei un coglione anche tu che lo studi del nome. Ma me, è un modo di dire, cioè, c'hai i cazzi girati. Di chi è la colpa? Adesso ditemi, 1-0, di chi è la colpa? Di chi è la colpa? Di Nanovic? O di Skriniar? O di qualcun altro? Ditemelo, così almeno io me la piglio con lui, me la piglio con lui, me la piglio. Skriniar, se mi visto il video, scusami se ti ho offeso, scusami, non volevo offendere il tuo nome. Che tu direi anche tu che schifo di me, che di merda, ci vuole cambiarlo. Sto scherzando. Però fa incazzare che porca puttana. È 1-0, cioè 1-0 in 2 minuti, che cazzo, non è la prima volta, non è la prima, neanche con Parma, Oh no. Vabbè, non più con Sassuolo, con Sassuolo, più minuti c'è gol, con Capuano, non è di Capuano, Caputo. E mo di nuovo col Verona. Adesso la prossima, però. Io, ragazzi, non voglio vedere una partita perfetta, una così, né, e una brutta. No, io voglio vedere tutte partite buone. Non voglio ottimi risultati, perché a me pare che questa squadra non ne può fare. Non ne può fare. Però, porca puttana, non possiamo già andare in 2 minuti. Cioè, non ci va la Juve, non ci va la Lazio, ci andiamo sempre noi. Adesso per colpa vostra, Atalanta, anche se siamo a pari punti, è terza! Perché difesa e gol ne ha preso di meno con fortuna stupidi interisti. No, mi rimangio. Voi giocatori stupidi. Perché non è possibile che noi dobbiamo soffrire, come tifosi, soffrire di più per voi, che non valete niente. Pigliate i soldi solo grazie all'Inter. Perché se volete giocare in una squadra come la Prof. Celli o altre squadre, quei soldi non ne vedete mai. Lukaku ha fatto un'azione buona. Palo. Quando era lì, tiro al gol. Poi non so cosa ha avuto, non si vede che era in forma. Fuori. Entra il Toro, che il Toro si vedeva che faceva qualcosa. Ma non basta, non basta. Poi io mi lo conosco da tempo. Già mi stavo qua quando giocavamo contro lui in Champions League, in Europa League e contro Genoa. E anche contro il Verona ci devono rompere i coglioni. Pure col Verona ci devono rompere i coglioni. Porca puttana. 87esimo, 86, non so che cazzo è. Gol. Per fare Eriksen. Che lo voleva fargli riposarsi di pupillo, perché lo voleva far giocare la prossima. Io veramente non so più cosa dire. Spaccare qualcosa? Non, no, non sono Luca Mastangio. Spaccare qualcosa. Bestemmiare e incazzarmi non sono Mario Inter. Sono una persona un po'. Trattengo, però in live non mi sono trattenuto. Quindi. Se vedete che mi incazzo, ci vediamo sempre in live con la live reaction che le faccio sempre. Niente ragazzi, che dirvi? Che dirvi? Bruttissime partite, le pagelle non le faccio stavolta, mi sono rotto i coglioni, non le voglio fare perché tutti proprio 5, Gagliardini 4 perché mi sta sul cazzo se Gagliardini, che non so perché non faccio giocare il Vessino titolare, perché non faccio giocare Agumè titolare, fai giocare chi cazzo vuoi. Ma non Ghigliardini, lasciami in panchina per qualche giornata, fai giocare gli altri. Ghigliardini uso soltanto se siamo in difficoltà. E non mi dire che adesso siamo in difficoltà perché abbiamo una squadra da terzo, secondo posto e per colpa tua Conte che fai ancora questa canzone di merda, siamo adesso quarti. Quarti? Se tu volevi la Champions League, non è questo il momento di arrivare ai quarti. Adesso io non è che devo sperare di nuovo che la Lazio faccia ancora schifo, perché l'altro è inutile. Io che prego e succede e voi Inter non riuscite a farci sentire tranquilli. Ma mai, ma mai. Questo è un pareggio amarissimo,
perché insomma abbiamo perso altri 2 punti. Genoa ne ha presi 3 contro Bologna e Monte 2 punti contro il Verona. E poi dico, perché col Brescia abbiamo giocato col 4 difensori e adesso di nuovo con 3? Conte, lo vuoi capire che è meglio 4? Cioè, 6-0! Con la squadra mezza panchinara! Contro il Brescia che c'è cioè, di però 6-0! Col 4 che cazzo hai fatto? Non mi ricordo più! Perché non li rifai con i titolari? Ma prova, Conte, cazzo, provaci almeno prima di dire no, non lo faccio più. Perché cosa devi fare? Sono cacchi di 3, 5, 3, 4, 3, 4, 2, 1, non so più che stai facendo. Io veramente, quando sono con 3 difensori, dico, oddio, no, di nuovo la difesa in 3. Sai, ogni volta che vado in live, difesa in 3, dico, perché? Perché, Conte? Perché? Perché? Mi fai tenere matto? Già sono un po'. Però, basta, Conte. Almeno 3 di... Vabbè. Ci vediamo lunedì con un prossimo video dove vediamo l'altra reaction. Dopo questo video ci sarà un altro video dove faccio vedere la parte più bella della partita, che è Conte contro Giuki che si parlavano contro. Ci vediamo al prossimo video, ci vediamo lunedì. Vi ricordo che le live reaction sono sempre live su Twitch tutti i giorni, sono live tutti i giorni, adesso che sono in ferie fino al 19, poi di nuovo. Torniamo come prima, però live di Intel sempre in live su Twitch tutti i giorni, cioè tutti i giorni quando c'è l'Intel in live vi trovate su Twitch. Così che spero al prossimo video. Amala, ciao.